l'universo, nel giro di una notte, ha perduto il suo centro. E la mattina dopo ne aveva un'infinita. Come dice il poeta, oh alba del mondo! Oh prima alba del mondo! O soffio di vento che vieni da lidi ancora ignoti. Beh. E ora bevete il vostro latte, che poi viene un subisso di gente. E tu intanto l'hai capito, quello che ti ho detto ieri? Ma io lo vedo che il sole la sera sta in un punto diverso che al mattino. Dunque non sta fermo, mai e poi mai. Temi la dea del giusto consiglio, ed io non per mio volere, e certo contro la tua volontà, ti chiederò tu catene insolubili a questa vetta deserta. Questo è il sole. Dov'è il sole? Quando sopra la o sotto? Per gli uomini. Ad esempio, quello strano tubo che vendono ad Amsterdam.
L'ho esaminato minutamente. Un fodero di cuoio verde e due lenti. Una così e un'altra così. Da quello che sembrerebbe, una ingrandisce, l'altra impicciolisce. Di conseguenza, ogni persona normale crederebbe che si annullino. Ma che? Si vede tutto 5 volte più grande. La scienza e il tubo aveva due lenti. La mamma pensa che sia necessario intendersene un pochettino. Lo sapete? Oggi non si può bere un bicchiere di vino senza dover parlare di scienza. Va bene, ci vediamo martedì mattina. Madonna Santa!
Avete riflettuto, signori, che questo strumento ci permetterà in guerra di conoscere il numero e tipi di navi nemiche ben 2 ore prima che il nemico avvisi le nostre, così che noi, sapendo la sua forza, potremo decidere se inseguirlo, dargli battaglia o fuggire. Babbo, c'è Ludovico che vuol farti i suoi complimenti. Cosa tu di quei distretti fallesi? Sì, 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 sì.
mangio bene che diventa un esempio.
una discussione, signor Galilei, se voi ci esponeste gli argomenti da cui siete indotto a supporre che nella suprema sfera dell'immutabile cielo possano darsi stelle ruotanti liberamente. Argomenti, signor Galilei, argomenti! Ma quali argomenti? Se per accertarsi del fenomeno basta dare un'occhiata alle mie stelle o ai miei rilievi. Signor mio, questa disputa sta perdendo ogni senso. E siamo convintissimi, signor Galilei, che né voi né alcun altro avrebbe osato fregiare dell'augusto cassato granducale stelle la cui esistenza non sia al di sopra di ogni sospetto. Qualcosa che non va con le mie stelle? Signori, volete guardare, sì o no? Sono stupidi. Povero figliolo. Una ciambella altezza. Signori, davvero, bastava guardare nel mio telescopio. Paso sicuro sulla terra e la terra sta ferma.
Gira le stelle fisse e il grande luminare del sole, creato per diffondere luce su ciò che mi circonda e arrivare su me, così che Dio possa vedermi. Vedete, rimettiamo
togliamoci le nostre maschere. Il povero Galileo non ha una maschera? Ma non credete che la verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi. Incerto ma non sei!
saprete certamente che il Santo Padre è vicino a morte e chi si prevede come successore? Tutti parlano del cardinale Barberini, è un matematico, uno scienziato sulla cattedra di Pietro! Rispettabili cittadini, mirate la strepitosa
scoperta di Galileo, Galilei, ossia la terra che gira intorno al sole, una via di salvezza nata. È un uomo della carne!
pensiero stesso è una manifestazione di sensualità davanti a un vino vecchio come a un pensiero nuovo, non sa dir di no. E poi non voglio condanne di fatti materiali, non voglio che si senta gridare da una parte viva la Chiesa e dall'altra viva la ragione. Sì, ho dato il beneplacito al suo libro, a patto che concludesse col riconoscimento che l'ultima parola non spetta alla scienza, ma alla fede, e lui ha tenuto il patto.
previsto che il signor Galilei abbiure alle 5 in una seduta dell'Inquisizione. E lo stesso istante suonerà la grande campana di San Marco e verrà gridato in pubblico il testo della Bibbia. Sento male.
spada a pezzi questo baratro di rompati con i tuoni e fulmini ardenti e ricoprirà il tuo corpo, ti stringerà l'appresso delle rocce. Voglio sentire che cosa ha da raccontarti. I miei superiori
sia lode a Dio. Va a occuparti delle occhie vicine. Devo partire presto, perché voglio essere al confine domattina all'alba. Posso andare via? Sarti, cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza, nella vita e nei pensieri. Ho già abbastanza ricadute. Ho terminato i discorsi. Ah, i miei superiori mi concedono l'uso di carta e penna. Sanno benissimo che i vizi radicati non si abbandonano facilmente. E mi proteggono facendosi consegnare ogni pagina che scrivo. Mio Dio. Dicevi. Vi lasciano questa lacca nel mortaio. Vi danno carta e penna per tenervi buono. E voi? Come avete potuto scrivere in una simile prospettiva? Sono schiavo delle mie abitudini. Ecco, quali pensieri, quali parole si possono dire dai folli? Thank you.
massimo in cui si può sperare nella progenie di nuovi inventivi pronti a farsi osservare per qualsiasi scopo. Per alcuni anni ebbi la forza di una pubblica autorità e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a seconda dei loro fini. Ho tradito la mia professione e quando un uomo ha fatto ciò che ho fatto io, la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza. Thank you.
Davvero? Non sai chi può aver mandato le oche? Non c'erano? Com'era notte oggi? Chiara. Chiara. Allora sotto la voce motivo dell'espatrio scrivi scienziato. Devo esaminare i vostri bagagli. Non me ne starei senza lì. Ci abita una strega lì dentro. Davvero, siamo appena al principio.